mani che ci tengono vicini, sogni che ci mandano lontani. Lascia che la vita ci sorprenda, anche se significa dirsi addio. Non c'è mai un'ultima primavera, se si può rinascere, che avventura. E poi quando troverai l'isola che non c'è, mi basta una cartolina, io sto bene. Ci porterà fortuna, non perderci di vista mai. Yeah.
eccoci a noi. Santo, tu sei... Cioè, questa è una storia che noi generalmente la viviamo tutti i giorni. Storie di tutti i giorni, vecchi discorsi sempre da fare. Storie ferme sulle panchine, in attesa di un lieto fine. Storie di nome brava gente, può apparire, si innamora con me, viva con sé, ma in mente grandi idee, un giorno in più che se ne va, un orologio fermo da un'eternità, ma in tutti quelli che si come da sempre in corsa, sempre a metà. Un giorno in più che se ne va, un uomo caldo che nessuno ascolterà, per tutti quelli così come voi, senza trionfi né grossi guai. Un giorno in più. Per te darei la vita mia, per dirti quello che non sai. Thank you.
Facciamo anche ballare, eh? Tutti in pista. Adesso c'era, siendo che succede, a mia strada, gente sono pena. Ma che succede, vino che succede, e so cagnato. Yeah.
quando nel cuore vivo un sentimento, non so cosa farei. Permettetemi in primis di rivolgere un particolare saluto e ringraziamento alla dottoressa Maria Carla, suo marito il commendatore, dottor Renato De Santis, unitamente alla loro figliola che ancora una volta si sono sacrificati per stare con noi. Non è vero, non è vero. Ecco, li ringraziamo per aver accettato di essere con noi questa sera. Mi pregio portare a tutti voi il saluto del Presidente Nazionale dell'Associazione Polizia di Stato, dottor Michele Paternostro, che si rammarica per non essere presente personalmente a causa di forza maggiore, che nonostante tutti gli sforzi fatti gli ha impedito di essere qui con noi. Sono orgoglioso ed onorato di essere questa sera insieme a voi e lieto di ringraziare tutte le signore che con la loro presenza ancora una volta hanno reso più gioioso la serata. Grazie. Rivolgo a tutti il più caloroso e sentito ringraziamento per l'entusiasmo partecipativo con il quale avete aderito. Lo scopo di questo conviviale è quello di salutare e ringraziare il direttore della scuola di polizia, la dottoressa qui presente. Brava! E signora dottoressa Maria Carla, sono onorato e nello stesso tempo anche dispiaciuto di dover fare un discorso in occasione del suo trasferimento. Tutti noi siamo legati da un rapporto di sincera e profonda stima e gratitudine per tutto quello che ci ha dato durante la sua permanenza al comando della scuola dell'Ivagente della Polizia di Stato di Caserta. Sarà veramente difficile colmare il vuoto che lei ha lasciato a noi soci e all'associazione. Non vi sarebbero parole sufficienti per esprimervi sentimenti di rispetto e stima
rappresenta impresa ardua ma necessaria per farvi intendere la profonda gratitudine personale e di tutti gli associati AMPS per tutto quello che avete fatto per la nostra associazione. Ringraziarla della squisita sensibilità e disponibilità con la quale ha messo a disposizione dell'associazione i locali dell'istituto in un periodo per noi buio e di disperazione, tant'è che la provincia di Caserta, locatore dei locali di Via Ceccano, ci aveva intimato di lasciare i locali con effetto immediato a causa del mancato certificato di agibilità dopo 60 anni della costruzione. Si sono ricordati dopo 60 anni che non c'era il certificato di agibilità. Molto probabilmente c'era qualche amico. Dottor, siamo contenti per lei e per il meritato trasferimento ricevuto dopo un lungo sacrificio che la costringeva spesso ad essere lontana dagli affetti più cari, che è la famiglia. La ringraziamo ancora una volta per il tempo che ha profuso per l'AMPS, rendendo realizzabile il nostro sogno di avere la nostra sede all'interno dell'istituto di istruzione e che l'abbiamo sempre considerata la seconda casa madre dopo la nostra. La vita professionale piena di soddisfazione. Pertanto, con un po' di rammarico per la perdita di una persona importantissima, le auguriamo ancora il meglio sia dal punto di vista professionale che familiare. Grazie per l'attenzione. Io penso che queste parole non le ho pronunciato io nei cuori di tutti i presenti. Effettivamente avete lasciato un segno che non è emozionato. Il mio vicino di casa. Si sente? Sì, sì. Io vicino di casa. E la ringrazio particolarmente per questi due anni, un po' di più di vicinanza, anche in tanti aspetti apparentemente personali, ma in realtà molto istituzionali. Ringrazio tutta questa compagnia, non è la prima volta. Ci siamo viste tante volte in queste occasioni bellissime. Si vede che partecipate con il piacere di stare insieme. Indipendentemente dalle situazioni personali o familiari che vi possono in qualche modo registrare. Questa è una cosa bellissima e a cui con piacere ho veramente partecipato, ritrovando un po' di serenità che sicuramente va via quando, come ha detto lei, mi è costretto a fare pendolare, finto pendolare, molto statico e poco pendolare perché il lavoro purtroppo costringe. Ringrazio tutte le signore perché credo che sia l'anima dell'associazione, giusto? Siete forse un po' pulsanti. Senza le vostre donne voi potreste fare poco. È così. L'organizzazione è loro, oggettivamente. Ed è la vostra forza, no? Ho visto quanto le vostre compagne di vita partecipino con grande passione a tutti i vostri momenti istituzionali. E questo è bellissimo. Posso essere in disaccordo, sicuramente con la costruzione non verrebbero da nessuna parte, quindi hanno il piacere. Sono veramente commossa del vostro affetto, tutto quello che ho fatto per l'associazione e anche per voi, perché voi siete delle persone. Associazioni ci sono sempre delle persone, io ho fatto sempre tutto con molto, nel rispetto ovviamente delle regole, ma sempre con molto trasporto. Capisco la vostra vera passione e convinzione nel fare qualsiasi tipo di iniziativa conviviale, ma delle bellissime iniziative sociali che vi rendono effettivamente. Io sono socia e quindi
voi mi avete salutato come se io chissà dove andassi, io sono sempre social, no? Doppia social, mi dovrò dire anche Abs e Cavalieri, che e sono anche questo molto onorato, e diciamo anche quello che Cavalieri, ma anche come Amps, mi accompagnerà mio marito, che fondamentalmente anche lui fa parte della famiglia. E vi posso dare una rassicurazione, io sono un po' a mezzo servizio, nel senso che sono andata a lezione alla scuola, sono ancora alla scuola perché non so per quanto tempo, ma penso forse per sempre, mi sto occupando delle problematiche logistiche straordinarie, qui andiamo e non andrò via mai da questo. Ho altri incarichi anche a Roma itineranti, quindi ancora mi divido. Il suo augurio non si è ancora realizzato, quello di congiungermi definitivamente alla famiglia, alla base, però affrontiamo ugualmente questo percorso sicuramente stimolante, e quindi spero per il vostro piacere ancora continueremo a frequentarmi e a fare qualche cosa insieme, se a voi non dispiace. Natale sarà presente con noi alla messa delle vittime del dovere. Assolutamente. È doveroso a questo punto, visto che abbiamo questa sera con noi il consigliere comunale Comune di Caserta, il colonnello Antonucci, che è il responsabile anche delle forze armate, quindi delegato alle forze armate, quindi dire due parole anche chiaramente per il piacere di avervi avuto quindi nella città di Caserta. No, veramente noi ci eravamo riservati di chiamare. C'era una scaletta, una scuola. Per Caserta, per tutte le iniziative che hai messo in campo, sicuramente la città te ne è grata, e siamo contentissimi veramente di quanto hai fatto. Stavo sapendo adesso che rimarrai per altro tempo e quindi ci fa immensamente piacere. No, ma sicuramente noi siamo contenti di questo fatto, anche perché riuscirai a trasferire quello che hai fatto già alla nuova comandante, che ho avuto modo di conoscere, che è una brava persona come te del resto, e sicuramente sarà capace di portare avanti il discorso che hai iniziato. Grazie per quanto hai fatto per la città di Caserta, ne approfitto anche a nome dell'amministrazione comunale, perché comunque sei stato un punto di riferimento per la città, e grazie a quanto hai fatto per l'associazione, adesso parlo come socio. Mi introduco in quello che diceva il Presidente, veramente siamo rimasti contentissimi per quanto hai fatto per noi, per l'associazione, per tutto qua, soprattutto per le nostre signore che sono contente di fare ballo, fare iniziative varie, rette dalla nostra Presidentessa, la chiamiamo così, è un titolo che gli abbiamo dato sul campo, e quindi sicuramente lo merita per tutte le iniziative che fa. Grazie a te per averci dato questa opportunità di entrare nella scuola, che sicuramente ormai non ci piacerà più nessuno, hai messo i paletti, e quindi grazie ancora e ad maiora per il futuro. Grazie. Un momento particolare a Girolamo, anche da tutti voi. Dottoressa, abbiamo pensato di omaggiarlo con un nostro prodotto artigianale che è fiore all'occhiello della terra del lavoro, la sete di San Lercio, rifinita a mano e con la collaborazione della signora qui. È un arazzo. Si chiama arazzo. Quindi una volta diciamo che la terra del lavoro, così come si deve chiamare, sia la terra sia il lavoro, adesso sono fregati sia la terra pure il lavoro. Bellissimo, con tanto affetto, veramente con tanto affetto. Anche per lei, siccome dobbiamo consegnare ancora delle tessere, delle cose,
arrivati da te. A causa di distanze non siamo riusciti. Ove non è retorica. Io ho fatto di tutto per la polizia e oggi sento il piacere di dire lo rifarei. Ok, colleghi cavalieri, insigniti, prego, accomodatevi. Invitati, questo è un momento magico per noi, chissà se si ripeterà. No, per la distanza, quindi per qualche cosa. Va bene. Eccoci qua. Aspetta dopo. Grazie. Grazie al cuore a tutti, veramente con il cuore. Anche perché mi confesso, è un momento in cui posso... La testa ufficiale quando sono scelto la sua cittadina della dottoressa. Il nostro alto ufficiale funzionario di polizia. Perché la verità, io ho fatto un po' di tutto in polizia. Ho avuto la fortuna, non la sfortuna, di attraversare delle esperienze veramente inimmaginabili. Però io nasco tanto tempo fa e quindi mi sono fatto anche le brigate rosse. Cavaliere Angelo Iovinella, il nome così lo fa sicuramente meglio di me. Il nostro cavaliere Angelo Iovinella, professore universitario qui a Caserta. Penso che si sia già innamorato delle nostre due associazioni. Non l'ho visto. Qui è iscritto già l'associazione Polizia e Stato di Napoli, ma a breve scriverà quella di Caserta anche. Da un po' di tempo si va all'associazione Polizia di Napoli e allora appartengo alla famiglia della polizia. Grazie di nuovo, grazie di avermi accettato in questa nuova famiglia. Allora a nome di noi tutti dell'associazione Cavalieri, dell'associazione le offriamo questo dono floreale. Grazie. Noi la ringraziamo per quello che ci ha fatto, per quello che ci ha aiutato nel modo, nelle parole che ha detto Girolo, ma più che altro la rispettiamo e la vogliamo bene per il suo modo di essere. Grazie. Grazie a tutti con vero affetto, veramente sono commossa. E continuiamo anche al di fuori del protocollo. Il protocollo della polizia. Quindi lunedì mattina tutti quanti al Duomo alle ore 10, dico bene Presidente, ci vediamo lì al Duomo alle ore 10, c'è la messa per San Michele Arcangelo. A lunedì, ce ne fate di qua. Poi il Presidente se deve aggiungere qualche altra cosa. Solo un chiarimento, questa serata era stata programmata, come ben sapete, per domani sera in occasione della festa di San Michele Arcangelo, però purtroppo siccome il Ministero, mentre non è ringraziamo infinitamente noi tutti dell'Ancri, sezione di Caserta, e auguriamo una proficua e durata carriera a Roma. Buon viaggio a tutti i soci. Il cuore mio non dorme mai, sa che di un altro adesso sei, tua madre va dicendo che a maggio un uomo sposerai, ma se in fondo al cuore c'è un ragazzo solo che una volta anche la devo, ma perché non devo più pensare a te, adesso lo sa chi sono io.
al primo bacio è stato mio, impazzisco senza te. Ed ogni notte mi rivedo accanto a te. Napoli non muore, Napoli non
trombone. Come amare stando quando eravamo lì, ma non amo la tua cartolina. Tutta me, signor d'amore, con la semana andato più, ma non si. Sono tutti improvvisati, maestro, lei mi ordinerà, adesso la devo lasciare, quindi voglio dire, dopo un tanto. Vado a fare pure con la produzione. Dopo. Laura, fate più sotto. Laura, se ne scusa. Salute! Ma Laura non si vede però. Laura non si vede. Laura non si vede. Il braccio! Abbassati.